Se parla da solo all'inizio il primo valore anche, Sì, ok? l'hai detto Individua le ampiamente. interazioni più che i processi e gli strumenti e va da sé una conversazione faccia a faccia è il modo più efficiente ed efficace per comunicare Non con ti i tuoi perdi all'interno del team, incazzate, esatto. telefoni, email, Sì, ma piccioni poi viaggiatori, il insomma. chiarimento verbale, deciso, crea un'empatia diversa nella relazione tra le persone. Ok. Non sedimentano ruggini. E anche qui io starei 3-4 secondi zitto. Ok, possiamo proseguire. Settimo punto. Settimo. Il software funzionante è il principale metro di misura di progresso. E beh, grazie al cazzo. Perché Meno, non voleva cioè, scriverlo tra parentesi, grazie al esatto, cazzo. grazie al So cazzo. che sembrava fuori luogo. Però scritto qua sembra tutto facile, eh. Lo so. Ma guarda che rilasciare software funzionante adesso. Oppure diciamo il prodotto funzionante. Esatto, il prodotto No, no, non funzionante o il circoscriviamoci. prodotto che faccia qualcosa. Cioè, mi hanno ordinato uno spazzolino che lava i denti e glielo dai senza spazzole, lava i denti, Poi voglio dire. improvviso gli Però è sempre spazzoli. un. Fai quello che vuoi. Però voglio dire, anche qua, adesso qua è centrato sul software funzionante. Ma sapete, ma quante volte si rilascia? Cioè almeno io l'ho passato tante volte di rilasciare solo per rilasciare perché avevi la scadenza, dovevi rilasciare qualcosa, Qua poi ti c'è aggrappavi. un bellissimo riferimento alla differenza che noi abbiamo imparato e ripetuto miliardi di volte tra outcome e output. Cioè tu devi rilasciare outcome, qualcosa che ti porta valore, no output, funzionalità, perché nel tuo bellissimo Gantt della milestone Sì. Y c'è la due date Z, per cui tu dovevi rilasciare quel pacchetto di cose, matchando quel tempo, utilizzando quelle risorse, raggiungendo quel livello di qualità. È diversissimo, viene ribaltato l'apporto. Tu fai le cose che veramente portano valore, ok? E non insieme disomogeneo e disorganizzato di funzionalità. Ottimo, 8. Ok. I processi agili promuovono uno sviluppo sostenibile. Gli sponsor, gli sviluppatori e gli utenti dovrebbero essere in grado di mantenere indefinitamente un ritmo costante. Anzitutto complimenti per aver detto correttamente indefinitamente. Non so come mai la lingua mi ha fatto dire quelle due lettere lì, ma E va questo è bene. interessante Indefinitamente. perché il concetto di ritmo, che proviene fondamentalmente dal lean, no? Tag time, il fatto che ci sia un ritmo costante, no? È innanzitutto una cosa importante, perché avere un ritmo costante vuol dire aver impostato innanzitutto le cose affinché il ritmo sia costante. Quindi non è scontato. Vuol dire che si è lavorato bene prima, durante e dopo per avere costantemente un ritmo. Quindi vuol dire che, come in una catena di montaggio, arrivano i pezzi correttamente sulla mia macchina, vengono lavorati correttamente e escono. Questo in maniera indefinita, non c'è un intoppo, perché l'intoppo vorrebbe dire che c'è un problema grave di ritmo. Poi, sviluppo sostenibile vuol dire che Infatti, se tu metti uno a lavorare 20 ore al giorno, non è che fa di più. Cioè, noi lavoriamo in un'epoca in cui si parla di lavorare meno e lavorare meglio. Quante aziende stanno, intanto attenzione alla new entry, IPA, Poretti, sì, Quattrupoli, Italian Italian Pale Pale Ale, se vuole Moretti, siamo qua, siamo anche noi. Ale. È Poretti, dai, Poretti, se si chiama Moretti. Moretti invece ci sono i Poretti, poi qualcuno ne risente. Però seguendo più No, la Moretti. Super Tennis la bevi tu, è troppo forte. Vabbè, comunque il discorso è che se metti uno a lavorare 20 ore al giorno in un'epoca in cui si dice fai gli orari che vuoi, è perché qualcuno ha capito che se tu dai un orario, se tu dai imposizione, la gente non renderà. È molto più proficuo dire a uno fai come cazzo vuoi tu, basta che raggiungi questo obiettivo, piuttosto che dici fai, devi lavorare 8 ore al giorno. Questa è una cosa che qua in Italia non sta prendendo tantissimo piede, sinceramente. Forse perché non sei in grado di comunicare anche la variazione fra il prima e dopo, forse siamo incapaci di misurare questa cosa qua. Ma soprattutto per chi sviluppa sa bene, e se non l'ha capito sallo, che se uno programma 20 ore al giorno, ma cosa cazzo stai scrivendo?
ma cosa stai scrivendo? Perché ricordiamo che una volta pagavano in rapporto certo. a quante linee di codice si scrivevano. Certo, cioè, io per fortuna non ho vissuto chissà che programmi che scrivevano. Non ho vissuto quest'epoca. No, io ricordo che quando sviluppavo cercavo di mettere, ogni tanto mettevo dentro una canzone di Baglioni così perché andavo, comunque fa volume. Esattamente, il codice era tanto. Comunque avevo scritto 20.000 righe di codice. Lascia stare che la funzioncina era fatta in 10 righe, poi c'era l'album di Baglioni e ogni tanto qualche riferimento agli U2. Però questo è un principio difficile anche da capire. Sì, ma poi anche diciamo, gli sponsor, gli sviluppatori e gli utenti dovrebbero essere in grado di mantenere indefinitivamente un ritmo costante. Qua dice gli utenti. Cioè vuol dire che anche che non è cliente e gli sponsor, utilizzatore del prodotto. Utilizzatore del prodotto. E fermo, gli sponsor sono i manager. Vuol dire che tutti fanno parte di questa cosa, tutti devono partecipare, anche chi sviluppa stesso, perché non dimentichiamoci, lo sviluppo agile non è il manifesto insurrezionalista di un gruppo di sviluppatori, anche se proviene da IT, la gente che sviluppa, però cioè, loro fanno parte della produzione di valore quanto gli sponsor, cioè una catena globale di gente tutta che partecipa. Ma aspetta interessante che hai detto tu, Davide, gli utenti, il ritmo costante e sostenibile degli utenti. Se gli sviluppatori, se lo Scrum Team, ok, produce un incremento, ma poi i committenti, i clienti, gli utenti non lo testano, non lo provano, non cercano di capire se è aderente alla loro aspettativa, se crea valore, alla fine c'è una disparità di ritmo. Noi potremmo avere uno Scrum Team super efficiente, super performante, ma nessuno prova il prodotto e siamo punte da capo. Quindi deve essere, come dire, una sinergia armonica di strumenti musicali che compongono un'armonia sonora. Olè. Anche qui abbiamo momenti alti. Mamma mia, questo allora, questo momento l'abbiamo trovato noi. Il prossimo podcast avrà la sottocategoria momenti alti di Pierpaolo, che è quello in cui Pierpaolo come un moderno Giannini, quello che si veste strano e c'è il bastone, declama il Petrarca. Va bene Pier, vai, continua tu. Nono principio, la continua attenzione all'eccellenza tecnica e alla buona progettazione esaltano l'agilità. Ok. In Agile sostanzialmente si tende molto all'esaltazione delle cosiddette architetture emergenti. C'è scritto anche dopo. Che in realtà questo è quello è il riferimento all'undicesimo principio. Volevo dire che la tendenza, affinché comunque un prodotto sia di qualità è fondamentale, è importante. Includere nello Scrum Team l'expertise di cui c'è bisogno, impostare dal punto di vista architetturale, dal punto di vista anche della progettazione, un qualcosa che sia sostenibile, realizzabile, di qualità. Questi attributi esaltano poi l'agilità stessa. Sì, ma poi comunque pensate a un gruppo che lavora ancora con tecnologie di 20 anni fa. Col COBOL, ad esempio. Poi vabbè, ma non è tanto una questione del linguaggio. Del linguaggio in sé. L'eccellenza tecnica, effettivamente, cioè uno potrebbe essere il migliore nel mondo in COBOL. È il mercato che sta dicendo che il COBOL non è forse lo strumento più moderno. A me piaceva. No, per carità una di volta, Dio. Esatto. Sai cosa piaceva a me? Sto cazzo. Comunque. Però non lo aspettavo. Quindi l'eccellenza tecnica è il fatto che ci sia gente che ama la mastery, no? La mastery della tecnica e la buona progettazione, perché comunque solitamente, almeno io questo l'ho vissuto in pieno, cioè c'è da fare una cosa, la si fa, però non si pone un neurone sul fatto che possa essere fatto in una maniera espandibile, scalabile, migliorabile. Cioè, infatti, tutto rincorre il fatto che c'è un'emergenza ogni volta. Quindi, il fatto di avere una buona progettazione è un buon sintomo del fatto che prima si è lavorato bene. Ok, adesso. Spesso si introduce il concetto di debito tecnico, ok? Quando si progetta male, quando non c'è magari la necessaria, o meglio, la sufficiente expertise tecnica, un team accumula debito tecnico. Il debito tecnico si paga, perché poi nell'evoluzione del prodotto viene scontato comunque.
nel dover fare reworking, nel dover ritestare, nel complicare l'evoluzione stessa del prodotto. Quindi sì, la mastery dal punto di vista software, dal punto di vista anche hardware, della comunicazione, la mastery in generale è un qualcosa che, a cui dobbiamo tendere. Sì, e poi ricordiamo che l'eccellenza tecnica, appunto, per andare incontro a quello che non vogliamo, cioè il debito tecnico, può essere anche aiutata con metodi come il pair programming, ad esempio. Sì, ovviamente, poi il pair programming e l'ecosistema che va, volevo dire solo che il pair programming, cioè, tra l'altro, si parla di eccellenza tecnica, ci sono anche varie metodi per raggiungerla, per arrivarci. Ottimo, bravo Davide. Cioè, diciamo una cosa seria. Diciamo a un certo punto una cosa. Ma arriviamo al decimo punto, per cui io ho paura che lo legga Pierpaolo, perché potrebbe andare avanti 40, 50, esatto, 60 minuti. Ti preghiamo di essere conciso e di riuscire a riassumere il decimo principio con l'abilità che solo chi vive all'ambrata indossa un gilet può fare. Ok, la semplicità. Ovvero l'arte di massimizzare la quantità di lavoro non svolto è essenziale. Digerendo, tra l'altro. Digerendo. Questo principio è bellissimo, perché secondo me sottende il concetto stesso di valore. Io oggi l'ho letto 6 volte e devo ancora capirlo. Veramente. La semplicità. Fare cose semplici, funzionali. Quindi l'arte di massimizzare il lavoro non svolto, quindi ridurre all'osso quella che è l'essenza stessa della necessità di un cliente, del percorrere un mercato, quindi del valore stesso, è essenziale. Si sta spostando l'attenzione da quella che era l'eccellenza, anni 80, l'eccellenza di processi, l'eccellenza di una sequence di attività meccaniche svolte da chi in maniera ripetitiva svolgeva un compito senza metterci attenzione cognitiva. Ok, aspetta, ho deglutito. Attenzione cognitiva. Sì, si sposta verso la centralità del concetto di valore di chi, come noi, knowledge workers, ok, si focalizza sull'attenzione centrale dell'esigenza di un cliente, del soddisfacimento di un bisogno di un cliente, dell'aprire una nuova possibilità per un cliente. Ok, ma io Pio, com'è che massimizzo la quantità di lavoro non svolto? Io non lo guardo il lavoro non svolto, cioè io dico questa cosa è inutile, non si fa, ma non massimizzo mai il lavoro non svolto. Stai, ma è quello che stai facendo, capendo che è inutile, stai massimizzando. Ok, tu allora, in uno degli atti stessi di product ownership, quindi la gestione delle priorità, quando tu metti in testa al backlog le attività a maggior valore, quindi a maggior priorità, e butti in fondo al backlog le attività a minor valore, quali sono le attività a minor valore? Quelle che magari costano tanto, quelle per i quali danno poco valore al cliente, sono assurde. Questo è di fatto massimizzare il non sviluppo dello spreco, quindi evitare lo spreco. Uno dei principi che sta dietro al Lean è il concetto di muda, ok? Quindi di evitare il muda, i processi spazzatura, le funzionalità spazzatura. Okay. Pensiamo alla famosissima immagine che c'è su LinkedIn, su Facebook, sui social. Ok, Google, che non ha mai fatto marketing, ha costruito il suo business su una toolbar di ricerca. Apple su un pulsantino. Ok, quindi loro hanno ridotto all'essenzialità la funzionalità. Pensiamo alle nostre applicazioni piene di tantissimi cazzilli. Quanti di questi veramente servono? Tra l'altro, diceva il sindaco Sala, a Milano, che da adesso il muda, la spazzatura muda, bisogna farla differenziata, quindi cioè tu devi buttare il processo spazzatura vetro nel vetro, il processo spazzatura carta nella carta, è secco nel secco, cioè, perché poi prendi il multe. Sì, ma puoi fare la differenziata in questo modo, quindi esaltare il valore è una delle cose più complicate che c'è. La product ownership è veramente difficile, stare con un piede nel team, quindi percepire il valore, o meglio lo stato d'animo nel team,
okay? E stare con un piede nel mercato, quindi conoscerne le variazioni, le peculiarità, l'andamento, per un PO sono aspetti veramente complicati. Questa nuova figura è difficile da interpretare, ma potrebbe essere una delle chiavi di